E ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Bene, oggi andiamo a parlare di un camper che ho trovato a un prezzo di 5.000 euro. Scusate se ieri non ho pubblicato video, non so neanche se riuscirò a pubblicarlo oggi questo video. Intanto non so se sarà corto oppure lungo, vediamo un attimo. Comunque, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e direi di iniziare subito con il video. Allora, parto dicendo che ho trovato questo camper sul marketplace di Facebook, vi lascio il link in descrizione. Si tratta di un Caravan International modello 625, un camper che non abbiamo mai visto. Allora, parliamo di un camper abbastanza grandino. Allora, come lunghezza siamo a 6,50 m, esattamente 6,52 m. Già dimensioni, possiamo dire, medie. Allora, andiamo a vedere un pochetto questo camper. Allora, a vederlo così a primo impatto sembra veramente molto grande. Sembra un 7 m, invece, come vi ho detto prima, è un 6,50 m. Allora, parliamo di un camper di fascia economica, un camper veramente base, però molto spazioso internamente, ideale veramente per chi ha la famiglia o comunque anche per la coppia o anche per un full timer che vuole veramente molto spazio. Allora, entrando sulla sinistra abbiamo la cucina con i due fuochi, frigorifero trivalente, lavandino. Nella parte posteriore, questa qui adesso non so dirvi se è una cosa originale oppure è stata fatta dopo, praticamente troviamo un grande letto matrimoniale, però adesso non so dirvi se questa qui si può ritrasformare in una dinette. E vi posso dire anche un'altra cosa, che è molto luminosa anche nella parte posteriore. Se vedete, abbiamo ben tre finestre con gli oscuranti, quindi veramente cosa molto buona. Poi subito entrando abbiamo una dinette veramente molto carina, abbastanza ampia. Poi abbiamo la nostra mansarda, bagno. Il foto non è stato messo, quindi non so dirvi quanto sia grande, ma credo che questo qui sia già abbastanza spazioso. Non so se ha la doccia separata. Se qualcuno di voi conosce meglio questo modello di camper, lo può scrivere anche qua sotto nei commenti. Passiamo a parlare della parte della motorizzazione. Allora, intanto è montato su meccanica Fiat Ducato, non è stato specificato, ma si vede già che è un turbo diesel, quindi sarà un 2.5 turbo. Il chilometraggio non è stato specificato, però l'unica cosa che vi posso dire è che questo camper è del 1992. Passiamo a parlare della parte esterna. Allora, se vedete, il camper esternamente di verniciatura non è che sta proprio male, volendo si può lasciare anche così. L'unica cosa, se vedete in fondo a destra sulla parte laterale, lì ha preso tipo una piccola bottarella, quindi lì è un attimo da rivedere. Anche paraurti posteriore, un attimo da rivedere lì all'angolo, e secondo me da riverniciare i fascioni laterali, e alcuni dettagli ci sono da sistemare. Poi come accessori esterni troviamo il tendaline esterno, la scaletta per salire e il portapacchi nella parte superiore. Allora, è stato specificato dalla proprietaria in descrizione che ci sono alcuni lavoretti da fare. Il camper non è perfetto, però è funzionante, ma secondo me, io vi dico la verità, questo camper oggi come sta, oltre 3.000 euro non andrei a pagare, e vi dico la mia. Poi ognuno la può pensare in modo diverso. Anche 3.000 euro in verità sarebbero troppi, però per il modello di camper veramente molto ampio, molto spazioso, è difficile anche da trovare questo tipo di modello a questo prezzo. 3.000 euro secondo me possono andare bene, 5.000 euro come chiede la proprietaria sono un po' altini. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Oggi sono stato veramente molto veloce, ho vari impegni, comunque questo video lo devo pubblicare. Calcolate che adesso sono circa le 7:30 e per le 9 dovrebbe essere pronto, speriamo, o se no lo vedrete il giorno dopo. Per il resto credo che ci dovremmo vedere domani o anche dopodomani, non lo so. Ciao e alla prossima.